avremo modo di... prestissimo, benissimo, grazie davvero. Scusi sindaco della Valle, ci sono i cittadini fuori che le vorrebbero dire qualcosa per il bilancio. Noi ci chiediamo questa maggioranza dove sta, l'abbiamo visto il sindaco poc'anzi, l'abbiamo anche filmato, che faceva salotto con Della Valle anziché parlare con i lavoratori. Bilancio indegno su cui stanno svendendo i beni comuni. Questa giunta, questa maggioranza, questo sindaco si stanno svendendo Roma, venendo meno alle promesse con cui hanno carpito il consenso dei cittadini romani. Dobbiamo mandarli a casa, quanto prima. È sceso, un eroe è sceso, facciamolo intervenire. Dove sono i supereroi? Uno è arrivato. Lasciamolo intervenire anche perché Marcello De Vito, visto che sei lavora oramai a full time, e siccome di propedeutiche al bilancio ne sono rimaste 4-5, compresa la più importante, quella che riguarda i lavoratori di Farmacap, quella che riguarda la questione di quello che deve essere regalato al privato per continuare a privatizzare la nostra città, la delibera sulle razionalizzazioni che regala parecchie cose, comprese assicurazioni di Roma e altro, io direi che Marcello da dentro ci può dire che sta succedendo, visto che gli altri, la stragrande maggioranza, eccetto lui e pochi eroi, davvero i supereroi, sono disponibili a parlare con i lavoratori, con i cittadini, con Roma non si vende. Dai Marcello, bella! Grazie Claudio, mi sembra di conoscerti. E comunque ora oltre a me scenderanno anche gli altri consiglieri del Movimento 5 Stelle, quindi Virginia Raggi, Daniele Prongia, Enrico Stefano. Quello che ci chiediamo, che ci stiamo chiedendo da mesi, da giorni, da quando è iniziata questa consiliatura, è dov'è la maggioranza? Mentre i cittadini stanno protestando perché Roma non deve essere privatizzata, perché i servizi non devono essere privatizzati, perché alcune società come Assicurazioni di Roma, come Farmacap, non devono essere liquidate perché svolgono un servizio pubblico. Noi ci chiediamo questa maggioranza dove sta, l'abbiamo visto il sindaco poc'anzi, l'abbiamo anche filmato, che faceva salotto con Della Valle anziché parlare con i lavoratori. Su questo bilancio, questo è un bilancio indegno, è un bilancio su cui sta prendendo forma quello che era il progetto iniziale di questa maggioranza. Sono finiti i Salva Roma, sono finiti i Salva Roma, e ricordo bene questo sindaco quando un anno fa, in occasione del Salva Roma Ter sul secondo bilancio della sua era, disse, rivendicando un suo ruolo nei confronti del Premier Renzi, io non farò il liquidatore di questa città. Ebbene, è esattamente quello che sta facendo questa giunta, non sta agendo sui veri sprechi di questa città, non sta agendo facendo quello che gli dice l'OREF puntualmente su ogni bilancio, di recuperare le entrate, ad esempio la tassa di soggiorno, le entrate ADAC, gli stessi affitti passivi. E quindi cosa fa? Qual è la pensata di questo sindaco Marino, che si era presentato agli elettori, si era presentato a voi tutti con un programma e con tante forze come che ipocritamente lo sostenevano, come SEL, con un programma che era la difesa, che portava in alto i beni comuni, che era l'esaltazione dei beni comuni. È un programma con cui ha preso in giro voi cittadini, e su questo bilancio lo stiamo vedendo dalla delibera svendi patrimonio innanzitutto, anziché valorizzare il patrimonio immobiliare, centinaia di case affittate incredibilmente a 20-30 euro, il sindaco Marino decide di fare come un conte in rovina,
e si vende 700 immobili di pregio e non ci faranno i 300 milioni che dicono di farci, perché nella delibera mancano le stime dei singoli immobili. E anche Selle, che ora viene qui, ma alla fine questo sindaco lo sostiene sempre, come pure gli voteranno questo bilancio indegno su cui stanno svendendo i beni comuni. Società come Farmacap, 44 farmacie che svolgono un servizio di tutela sul territorio, un servizio importante di presidio sanitario sul territorio, con 44 farmacie che si trovano anche in zone disagiate e quindi poco servite e che verranno privatizzate. E molti ci dicono, e su questo abbiamo un serio fondamento che sia così, che ci sono già delle mire dei privati che ci stanno mettendo gli occhi, perché è chiaro che 44 farmacie rappresentano un bene appetibile. Idem Assicurazione di Roma, una società che è da 16 anni inutile. Gli abbiamo detto: ma citate documenti. Noi non siamo contrari a che alcune società debbano essere eliminate, c'è sta Centro Ingrosso Fiori che non ha mai venduto un fiore, ma non delle società come queste, non una società come Farmacap, non una società come Assicurazioni di Roma, che è da 16 anni inutile. Gli abbiamo detto: citate contezza che si andrà a risparmiare, citate un preventivo, ora ci sarà pure il giubileo e col giubileo la sinistrosità andrà inevitabilmente aumentando, ci dimostrate che ci sta questo risparmio? Non c'è stato dato nulla, quindi si andrà a liquidare questa società senza alcuna certezza di risparmio. I costi della liquidazione, perché da quando disponi la liquidazione Farmacap, Assicurazioni di Roma non fatturerà più, gli verranno revocate le licenze e avrà soltanto costi, quei costi della liquidazione che durerà 10-15 anni, perché sono tutti contenziosi per cause, chi li pagherà? Li pagheranno i cittadini romani, ed anche quello sarà un bel mercato, un bocconcino appetibile da dare ai privati. È chiaro che il mercato dell'assicurazione a Roma non può che essere un mercato appetibile. Infine, la quota di Acea Ato 2. Ricordiamo bene quando nella precedente consiliatura questa maggioranza si opponeva alla privatizzazione di Acea, alla vendita del 21%, ma evidentemente si opponevano per finta, perché oggi vendono una quota anch'essa appetibile, il 3,52% di Acea Ato 2, vedo che ci sono i movimenti per l'acqua, detenuta direttamente dal comune. Noi ricordiamo che c'è stato nel 2011 un referendum con cui il 95% dei cittadini, e quindi anche il 95% dei cittadini romani, si è opposto alla privatizzazione dell'acqua, sancendo che acqua e servizi debbono rimanere pubblici. Questa giunta sta disattendendo, così ha detto dopo la Corte Costituzionale, così ha detto dopo il Consiglio di Stato. Questa giunta, questa maggioranza, questo sindaco si stanno svendendo Roma, venendo meno alle promesse con cui hanno carpito il consenso dei cittadini romani. Dobbiamo mandarli a casa, quanto prima. Grazie a tutti, sosteneteci, impegniamoci veramente per mandare questa giunta a casa quanto prima. Ciao a tutti. Grazie a Marcello. Allora, grazie a Marcello.